sono qui ad Hyde Park perché sono venuta a vedere il pavilion del 2015. Quest'anno la Serpentine Gallery aveva delle difficoltà di budget economiche per invitare gli studi di architettura a fare la loro consueta, perché è dal 2015 che si fa, dal 2000, quindi sono 15 anni. Quest'anno ricorre l'anniversario di questa iniziativa, che ogni anno vede uno studio di architettura diverso qua davanti proprio alla Serpentine Gallery, che si trova nel cuore di Hyde Park, più vicino a Kensington Gore, no? Dove c'è, per intenderci, l'Albert Memorial, così per darvi questa poco un'idea di dove si trova la Serpentine Gallery, se non l'avete già visitata. E quest'anno la fondazione della Serpentine Gallery, una bellissima giornata, si è rivolta ad un architetto, ad uno studio di architettura spagnola che si chiama Salgascano, però minuscolo. In tutti gli opuscoli che abbiamo controllato è scritto in minuscolo, quindi lo diciamo con un low profile, quindi Salgascano low profile. Quindi adesso io sono davanti all'ingresso dell'installazione, che è fatta in teflon, quindi è una struttura che è stata studiata, diciamo, per essere esposta agli elementi, perché l'esposizione qui è cominciata il 18 di giugno e finirà ad ottobre, quindi deve essere qualcosa che può sopportare gli elementi atmosferici. E anche trasparenza. Appunto. E poi fra l'altro deve essere contestualizzata con l'ambiente, con la natura, eccetera. In realtà sembra che cosa? Un parco giochi, sì, un playground per i bambini. Infatti i bambini sono contentissimi e ce ne sono moltissimi. È un'installazione di architettura. Questo è un bambino che è diventato un bambino, si è venuto a piazzare con la palla qua. È un'installazione d'architettura e adesso entriamo e vediamo di che si tratta dentro. Qua c'è una superficie riflettente che fa degli strani riflessi anche a terra, vedete? Ora tocco. Plastica! Proprio plastica! Qua ci sono, ma veramente sembra un playground, poi queste fasce così, ma c'è pure e figurati se non c'era un tipo di ristoro dentro all'installazione, ma che scherziamo, cioè a Londra qualsiasi cosa fai c'è un coffee shop, qua c'è. Fornum e Mason ce l'ha là dall'altro lato, appunto a Pavilion, c'è il coffee shop là. Quindi qua noi siamo dentro questa opera d'arte in itself. E ci sono stati opportunamente, direi, montati questi grandi ventilatori. Guardate, i bambini si stanno divertendo come pazzi, Ci sono diversi percorsi, però diciamo che il più è questo, no? È una specie di grande sella, ma tutto sommato per essere una sella non è così calda. Sembra anche più efficace da dentro che da fuori. Sì, obiettivamente sì. In realtà noi abbiamo visto le foto con la quale utilizzate, che sono appunto by night, e con tutti questi colori che vedete qua è chiaro che l'effetto che si ha di notte è molto più scenografico. Guardate qua. E questa è un'altra via di fuga.
vediamo da dove usciamo. Ah, ma qua sì, perché questo è appunto fatto con una doppia pelle. Ah, ecco, quindi sì, c'è sì, questa sorta di deambulatorio tutto intorno. Il tecnico mi spiega ovviamente perché. No, però è affascinante, sì. No? Per quanto sia stata fatta anche in economia, devo dire che alla fine è sempre una cosa diversa, una cosa in più. Beneficia anche dei colori. Sì, sì, sì. Bene, vi abbiamo portati a vedere la. Serpentine la Serpentine Pavilion del 2015 e quindi adesso vi salutiamo e andiamo a vedere che se c'è qualcos'altro di interessante qui nel parco da vedere, che sicuramente avrete già visto tutti. Però la giornata più bella di com'è non potrebbe essere. Io naturalmente ne approfitto per prendere pure un po' di colore perché non guasta. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima trasmissione.